C'è che parla di te, un cuor spezzato e un principe che incontrerai e sorriderai, per lui danzerai, princess tu. La leggenda narra di un corvo e di un principe che lotta con lui, un cuore infranto si sperderà nell'anima di questa città. Princesso tu ballerai per il principe che è triste ormai. Princesso tu sorriderai guardando la bianca luna nel ciel, e ti chiederai: ma l'amor cos'è? È una favola o la vita che c'è? Princesso tu per lui vivrai, con lui la fiaba più bella scriverai. Tanto tempo fa, un uomo morì. Il suo lavoro era quello di scrivere favole, ma neppure lui poté opporsi alla morte. Il suo ultimo racconto narrava della lotta di un bellissimo, coraggioso principe contro un malvagio grande corvo. Tuttavia, quello scontro non si sarebbe mai concluso per l'eternità. «Non desidero ciò!» gridò il grande corvo. «Non desidero ciò!» urlò l'intrepido principe. Il grande corvo fuggì dalla trama della storia e il principe lo inseguì. Poi il principe prese il proprio cuore e, usando una forza proibita, sigillò il grande corvo. In quell'attimo, l'uomo che doveva essere morto sussurrò che quello era bene. Anch'io voglio danzare insieme al principe, ma io sono una papera. La mia voce, il mio aspetto, sono una semplice papera e purtroppo non posso ballare neppure stringergli la mano. Gli occhi del principe sono sempre tristi. Su, sorridi, principe! Voglio vedere il tuo viso allegro. Ah. Oh. Il principe ti piace molto, non è vero? Qua. Ma tu sei soltanto una piccola papera. Il sole splende un mattino sorprendente. Alla chinca non ho dormito, ma un fatto mi ha sbalordito. Ho sognato una cosa strana, ero una papera e volavo lontana. Buongiorno! Ehi! No, un momento! No, aspettate! Piano! Calma! Ehi! Bun-chan, la tua zampa è guarita! Okame-chan, mangia piano, non devi ingozzarti. Buongiorno, canaria, non è tempo che i tuoi piccoli lascino il nido? Quando potranno volare, portameli a vedere. A proposito, che starà facendo Mito-senpai?
Quello di oggi è stato un bellissimo sogno. Sapete, era davvero terribile che io fossi una papera, ma ho potuto di nuovo incontrare Mito Senpai. La parte del principe è proprio adatta a lui. È così bello, Mito Senpai. Buongiorno! La campana d'inizio delle lezioni! Devo sbrigarmi! Perché non mi hanno svegliato? Pika e Lily, siete cattive! Sono Pika. Ed io sono Lily. Ma dove va? Sono soltanto le 6! Sì, la solita sbadata. Però è proprio simpatica. Ah, io sono Airu. Cioè, il mio nome è proprio Airu. Nella lingua giapponese significa papera. Sarà per questo che faccio quel sogno, Mito Senpai. Anche se solo per una volta vorrei ballare insieme a te. Poi potrei anche morire felice. Senpai. Scusami, io... Beh, ecco... Io... Ti do forse fastidio. Sì, sicuramente, vero? Disturba. Il mio corpo mi sembra al contrario. Io cado i piedi. Cado. Mito senpai. Che occhi stupendi. Mi sento ammaliata da loro. Però sono tristi, proprio come il principe dei miei sogni. Ma io non lo so. Scusami, mi dispiace averti disturbato. Sono proprio una stupida, un'incapace, un'immatura. Hanno ragione le mie due amiche Pika e Lily quando dicono che sembro una papera. Sono una ragazza davvero strana, non è vero? Anch'io penso questo di me. No. Non sono strana? No. Questa è la prima volta che qualcuno me lo dice. Ehi, Fakir senpai. Ti ho detto che me lo devi far sempre sapere quando esci. Sì. Su, andiamo, alzati. Ma... cosa ti è successo? Il piede? Hai preso una storta? Sì. Stupido. Senti, è stata colpa mia. Mi hai aiutato quando sono inciampata. Hai fatto una cosa senza senso. Sei uno stupido. Mi hai sentito? L'ha fatto per aiutarmi. Appunto, è stata un'azione inutile. Alzati, torniamo al dormitorio. Ti prego, non trattarlo così. Tu non ti immischiare. Un'azione inutile. Sì, forse è vero. Però non era il caso di sottolinearlo in quel modo. Oh, di nuovo la campana. Se avessi guardato l'orologio avresti capito. Ma andavo di fretta. Adoro questa tua sventatezza. Airu, cerca di restare sempre così sbadata. Ma ad ogni modo non hai potuto parlare con Fakir Senpai. Un ragazzo antipatico. Cosa dici, Airu? Fakir è un ragazzo magnifico. Mito Senpai è molto meglio. Ehi, Airu, guarda che Mito è già impegnato con Ru. Una grossa delusione d'amore, povera Airu. Che carina. Il maestro gatto? Il maestro... Cosa ti succede?
stato il maestro, davvero? Fate silenzio, ragazze! Se non state zitte... Mi dovrete sposare, sono stato abbastanza chiaro. Dalla prima posizione, mentre fate i relevé, portate le braccia in seconda posizione. Le ginocchia devono stare dritte. Bene, terza posizione, le braccia in alto. Non sporgete in fuori il sedere, chiaro? Mita-senpai, perché quegli occhi tanto tristi? Il sedere! Sì! Stava pensando a qualcosa. Se non fa gli esercizi seriamente, dovrà sposarsi con me, se lo ricordi! Mi perdoni, no! Bene, bene, adesso osservate la tecnica della classe speciale. Prego, che entrino gli allievi della classe speciale! Adatta a stare insieme a Mito-senpai. Basta! Posso fare? Non la perdonerò più! Questa volta dovrà sposarmi per forza! Scusi, maestro, per la troppa emozione ha finito per alzare la voce! È un rompiscatole, ma è tanto carina! La perdoni! Io non mi sono ancora scusata con Mito-senpai per averlo infortunato. Devo scusarmi. Airu, hai visto? Per poco non dovevi sposare il maestro gatto. Grazie. Airu, sei strana. Strana? È forse strano dover andare via improvvisamente. Dove? Dal momento che ho detto che devo andarci adesso, non è strano che ci voglia andare, sì, immediatamente. Dove? Per quanto sia è strano, è la solita casa. Devo proprio andare. Insomma, dove? Io vado. Let's go. Ci vediamo. Airu, ma dove vai? Quanto è graziosa. Posso entrare nel dormitorio maschile? Però io devo solo scusarmi. Dato che devo scusarmi, se resto fuori non potrò farlo. Oh, scema, 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 senza carattere! Spostati! Io volevo andare da Mito-senpai. Allora io... Vattene. Come va la sua ferita? Non è nulla di grave. Io vorrei scusarmi con lui. Non ce n'è bisogno. Ma sarà così scontroso con chiunque. È proprio un tipo insopportabile. Mito. Sì, Fakir. Ti avevo detto di dormire. Scusami. Ti fa ancora male il piede? Un po'. Ma si può sapere cosa devo fare con te, Mito? Ti sei comportato proprio come un idiota. Non devi pensare ad aiutare gli altri, capito? Non devi mai farlo. Sì. Devi ascoltare soltanto quello che ti dico io. Sì. A
alla fine non sono riuscita a scusarmi con Mito Senpai. Lui si è fatto male al piede per colpa mia. Sono proprio un'imbranata. Starà bene. Sicuramente ci sarà una ragione per i suoi occhi tristi. Non posso fare niente per lui, però se potessi essergli di conforto in qualche modo, che cosa potrei fare anche a costo della mia vita? Cosa potrei fare? Che cos'è? Quell'uomo! Non c'è nessuno. Sono qui. Lei chi è? Ti sei dimenticata di me, per caso? Che strana sensazione. Vuoi saperlo? Desideri veramente conoscere la verità? Airu-chan. L'acqua ha preso a scorrere, il tempo pure. Coraggio, ascolta una storia. Io vado. Al ritorno ti prenderò dei libri in biblioteca. Non leggerne altri oltre quelli che ti do io. Sì, grazie. Non farmi preoccupare. D'accordo? Bene. Che vuol dire bene? Cosa? Che sta succedendo, ragazze? Nulla! Stai pensando di andare a incontrare Mito? Davvero? Liscio, probabilmente riuscirai ad avvicinarlo, Non proprio! No, questo è lo spirito giusto! Non ti preoccupare, se arrivi in ritardo ci pensiamo noi a coprirti! Sì! Vai! Pensi che andrà tutto bene? Sicuramente! Davvero? Nel caso contrario ci pensiamo noi a consolarla. Questa volta riuscirò a scusarmi con lui. Oh. I piccoli di Canaria hanno lasciato il nido. Temo che il principe morirà. Il principe. Il nostro giovane eroe purtroppo finirà per morire. Morire? Come andrà a finire questa storia? Alla fine il nostro giovane eroe riuscirà a salvarsi? Qualcuno lo aiuterà? Chi? Chi potrebbe essere? Io? Lui ti piace, non è vero? Quack! Desideri aiutare il giovane principe? Quack! Ascolterai il mio racconto per sapere come andrà a finire? Qua! Bene, molto bene! Sì, io salverò il principe! Ti io sei ricordata salverò. Chi sei tu? Io sono la principessa Tutu!
Ho potuto salvare Mito. Tutto questo mi sembra un bellissimo sogno. Tu conosci il mio nome? Tu chi sei? Come ti chiami? Io sono... Chi sei? Io sono... Te ne sei ricordata, Iru-chan? Sì, tu sei una papera. Una semplice, comunissima papera. Qua! Io ero una papera. Oh, la principessa Tutù è tornata ad essere una papera. E adesso come finirà? Che cosa accadrà nella nostra storia? C'è che parla di te, un cuor spezzato e un principe che incontrerai e sorriderai, per lui danzerai, princess Tutù. La leggenda narra di un corvo e di un principe che lotta con lui, un cuore infranto si sperderà nell'anima questa città. Princess Tutù, tu ballerai per il principe che è triste ormai. Princess Tutù, tu sorriderai guardando la bianca luna nel ciel e ti